Grazie Presidente. Abbiamo depositato oggi questa mozione che stiamo discutendo a nome di tutti i presenti qui in aula, di tutti i consiglieri presenti qui in aula, di maggioranza e di opposizione, perché unanime è lo sdegno nei confronti del gesto criminale che ha colpito questo giovane sportivo, che è a Roma ospite di una società di nuoto e che è una promessa per lo sport italiano. Aver colpito questo giovane in un momento di spensieratezza ce lo fa particolarmente vicino perché al posto suo poteva esserci un nostro amico, un nostro fratello, un nostro figlio, un nostro nipote. La violenza non fa parte di questa città, che è fra quelle più sicure del paese. E aver colpito lui significa aver colpito la parte migliore, la parte più preziosa che noi abbiamo. Un simbolo della gioventù e un simbolo del nostro futuro. Ringraziamo intanto la famiglia che in queste ore manifesta comunque un attaccamento a questa città e un doveroso ringraziamento alle forze dell'ordine che con tanta abnegazione sono riusciti già ad affidare alla legge i colpevoli di questo gesto. Così efferato perché è stato veramente vigliacco, portato a compimento in modo vigliacco. E allora, noi abbiamo profonda fiducia sia nei medici, ma anche in questo ragazzo, perché è un campione e si è campioni soprattutto nella mente, prima che nel corpo. E quindi siamo sicuri che sarà capace di affrontare anche questa sfida e la vincerà. Intanto noi, come amministratori di questa città, impegniamo la sindaca e la giunta a dare mandato all'avvocatura capitolina di costituirsi parte civile contro il gesto di cui Manuel Bortuzzo è stato vittima, volendo significare con ciò in modo forte e tangibile la vicinanza di tutta l'amministrazione capitolina e della cittadinanza di Roma Capitale al giovane sportivo e alla sua famiglia, esprimendo nel contempo la più assoluta determinazione a voler contrastare in ogni sede, per quanto di competenza, chi tenta di imporre violenza e criminalità. Grazie.